presenza, che sono secondo voce, sono professore della Camera dei Deputati, quindi do anche il benvenuto al nome della Presidente Bondrini, che ha messo a disposizione questa non consueta sala per svolgere un incontro, un convegno, una conferenza nel tipo di quella che oggi intendiamo avviare. Quindi questa è la sala della regia, per chi ha avuto già modo di esserci è senz'altro una completa bellezza di vedere l'uomo. Per chi non aveva avuto modo di esserci, questa è la sala prestigiosa che viene destinata ai convegni per appunto sviluppare riflessioni su alcune tematiche legislative. Ma oggi è una giornata particolare, evidentemente. Oggi insieme ad altre altre occasioni di ricordo, anche la Camera non poteva evitare di prestare un'attenzione mirata e non soltanto rituale, come quella che si svolgerà alle 17.58 la Camera bloccherà i lavori d'aula per ricordare appunto il giorno dei incapaci. Quindi oggi invece ho voluto cogliere l'invito fatto dal collega Sanzano sulla possibilità per le riflessioni comuni comunque di ricordare i fatti di incapaci e attraverso i fatti incapaci appunto ricordare l'importanza del lavoro svolto da Giovanni Falcone, ma anche da Paolo Borsellino e da tutti i colleghi che hanno avuto la vita non solo in Sicilia ma altrove, così come tutti i colleghi, tutti gli ausiliari dei colleghi, le forze dell'ordine che hanno perso la vita e tutte le vittime di attentati mafiosi dell'epoca e quelli che poi sono succeduti successivamente. E mi piace dire soltanto che appunto come parlamentari prestiamo un'attenzione più che normale alle vicende che riguardano appunto la giustizia, l'efficienza della giustizia e il tentativo di liberarla. Tutto questo non trapela, evidentemente, non c'è una comunicazione adeguata rispetto a quella che passa invece in termini di efficienza della casta che legifera male e legifera a volte anche in modo completamente disinteressato. Invece proprio sulla giustizia c'è un lavoro attento che svolgiamo con particolare cura anche in quest'ultima legislatura. Proprio per questo ho voluto che fossero presenti, oltre ai relatori, tutti importanti, ecco a partire dalla mia destra, Roberto Arpetto, che è un investigatore di grandissima qualità, da quella di finanza oggi nel settore privato, ma che è uno dei più grossi esperti in materia proprio di non solo di intercettazioni, ma così sarebbe troppo sintetico, ma di tutto quello che dal mondo web è possibile ricavare in termini investigativi, cioè moltissimo. Per cui è importante anche il suo contributo per l'esperienza che ha avuto, che ha avuto modo di condividere con gli investigatori parlamentari. Ci sarebbe dovuto essere un Matteo, c'è Carlo Palermo, che invece ha una storia nota, conosciuta e coeva ai fatti che hanno visto attivi sia Giovanni Falcone che e Paolo Borsellino. Ma alla mia sinistra invece mi piace dire che non è casuale la sua presenza e ci ho tenuto molto che fosse presente, perché c'è Donatella Ferranti, che è un altro magistrato in aspettativa presente qui alla Camera dei Deputati e che al di là della vulgata, colgo sempre l'occasione per ricordare questo, che al di là della vulgata diffusa sulla presenza giustamente da osservare con tutte le attenzioni del caso, anche per evitare incompatibilità, ma al di là della puntata sulla presenza di magistrati in politica, in questa legislatura ci sono 630 parlamentari, ci sono solo due magistrati in aspettativa. Chi vi parla è il Presidente della Commissione di Giustizia, io dico fortunatamente c'è un Presidente della Commissione di Giustizia che ha un background di magistrato. Parlo così perché oggi stiamo commemorando il lavoro svolto da magistrati indipendenti come Giovanni Falcone. Qui parlo di magistratura e politica solo per ricordare che ci sono solo due magistrati in politica, meno male che
c'è la Presidente Ferranti a fare presente la Commissione di Giustizia, perché dall'altro lato ci sono altri operatori della giustizia, tutti rispettabili, tutti bravissimi, ci sono 111 avvocati che dall'altro lato che contribuiscono con il loro background, con la loro esperienza, alla formazione delle leggi. Ma tutto il lavoro che facciamo in Commissione Giustizia e quello che arriva poi in Parlamento deve essere necessariamente valorizzato da pareri importanti fatti da persone che capiscono il diritto. Al CSM non tutti hanno un background necessariamente di valore, soprattutto sto parlando dei membri del CSM non toccati, quelli di cosiddetta stazione politica. Ebbene, c'è una fortuna coincidenza, ne parlo con piacere perché oggi è Renato Panduzzi, che è un membro del CSM, è presente oggi anche per un mio invito specifico, perché Renato Panduzzi è stato presidente del partito con il quale anch'io ho avuto la possibilità di andare in Parlamento, ma soprattutto è un professore di diritto pubblico e mai come in questo periodo di grandi riforme, avere un professore di diritto pubblico al CSM si sta rivelando davvero una risorsa importante, in questo lo ringrazio particolarmente, sebbene ci abbia abbandonato, perché Renato Panduzzi è stato anche un importante presidente del mio partito, dopo soprattutto ci ha lasciato per uno smarrimento sufficiente. E quindi io direi che possiamo avviare i lavori per fare qualche riflessione sul libro, dopo i saluti che saranno portati, sul libro che Enrico Sanzano ha voluto comunque dedicare al lavoro di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, e torno alla parola per un saluto appunto iniziale per questi lavori, proprio alla mia collega parlamentare, qui siamo in Parlamento, per cui in questo senso intendiamo un saluto e un benvenuto sia la mia introduzione sia quella di Donatella, un saluto da parte sua, poi faremo salutare anche Renato Panduzzi, che è un rappresentante del CSM, e poi a seguire potremo fare qualche considerazione sull'importante libro di Sanzana che oggi stiamo commentando.